Ignazio, Pisano, Slight, 34, Acquario, DJ, manager, discografico. Sono molto ambizioso, sono un po' permaloso. Bombasten. Ignazio è rimasto il ragazzo di sempre, ambizioso, come dicevo prima, determinato, diventato un professionista, anche nella vita di tutti i giorni, diciamo, con amici e non. E Slight invece lo vedi solo quando sto sul palco, in realtà. Vedi proprio la parte artistica, perché Slight è proprio la mia parte artistica, lo vedi quasi solo sul palco, diciamo. Perché in studio io faccio più direzione artistica, no? Quindi la differenza è questa. La mia passione per la musica nasce da mia sorella, perché era una DJ. Infatti questi giradischi sono i suoi. O meglio, è stato un regalo suo di tanti anni fa. Quindi io andavo lì a sbirciare un po' lei quando suonava con gli amici. Avevo 12-13 anni. Io andavo di nascosto, iniziavo a suonare, poi lei ha notato questa mia passione. Allora mi ha detto, si fa così, così, così. Io ho sempre avuto un ruolo di gestione. Io arrivo da un'impresa edile, mio papà aveva un'impresa edile, quindi io già a 18-20 anni comunque gestivo un tot di cantieri. Di conseguenza un tot di operai. Quando poi abbiamo iniziato a fare musica, abbiamo aperto un'etichetta, è venuto un po' spontaneo questo mio ruolo, no? È andato in maniera molto naturale, cioè abbiamo fatto l'etichetta, abbiamo preso dei ragazzi, abbiamo firmato dei ragazzi, è stato un po' automatico la mia gestione in questo progetto qua. Come direttore artistico mi diverto tantissimo, ti dico la verità, anche se la mia passione principale arriva al mondo dei DJ, quindi mi piace tanto andare a suonare, performare per i ragazzi che vengono lì per ballare, per ascoltare la musica e così via. L'ispirazione la trovo sicuramente in ogni momento della giornata, può capitare un po' a caso. In realtà di notte ragiono tantissimo e questo studio qua è un luogo molto creativo, dove viene qualche idea, riesco a svilupparla subito. Diciamo che, sai, uno può essere ispirato da un viaggio, da un fatto che è accaduto di recente, da qualsiasi cosa. Io ultimamente non sto producendo tanta musica, ma faccio più direzione artistica per i ragazzi. Quindi quando sto in studio qua è perché c'è sempre il producer, l'artista principale, così via. Io cerco di guidare un pochino quando serve. Soddisfazione più grande avuta in carriera è stato suonare a San Siro. È stato a suonare a San Siro più volte, perché ho suonato a San Siro sia con Salmo in opening a Giovanotti, ho fatto 3 di fila, è stata un'emozione pazzesca la prima volta che ho messo piede a San Siro. Sono diventato tifoso rossonero nonostante io sia sardo, perché papà è comunque la mia famiglia, una famiglia milanista, ma soprattutto mio papà ha visto tutte le finali, ha visto tutte le partite più importanti, tranne negli ultimi 10 anni perché ha viaggiato poco, diciamo. Però da piccolino io sono arrivato a essere tifoso del Milan per questo motivo, perché papà mi regalava le cassette, mi faceva vedere le finali che aveva visto lui di persona e così via, quindi da lì mi si è aperto un mondo a me. Mi sono appassionato tanto da... Ti dico, io da quando avevo 10 anni fino ai 22-25 ero tanto, tanto, tanto tifoso, e tuttora mi è rimasto questo amore che magari coltivo un pochino di meno per via del mio lavoro. Non ho riti scaramantici, nel senso che non credo proprio né alla sfortuna né alla fortuna, credo in quello che uno fa e basta, diciamo, quindi non ho riti particolari. Gesti particolari, o porto oggetti particolari, diciamo. E sin quando stavo in Sardegna, quindi fino a 10 anni fa, comunque non avevo l'opportunità di andare allo stadio, le partite con i miei amici milanisti. O con papà o con mia sorella, una delle mie sorelle perché una è milanista e l'altra no.
quindi o la guardavo a casa con loro o andavo anche al bar con papà, che mi diceva dai andiamo a vedere la partita al bar con gli amici, sai, c'era un mini club e così via. Adesso continuo a guardarle comunque in TV e così via, quando ho l'opportunità con le mie date, con i miei impegni, cerco di andare allo stadio. Allora, la gioia più grande, ricordo una partita nel 2006-2007 contro il Manchester, con un gol di Kakà impressionante, veramente impressionante, che ricordo molto bene perché l'ho esultato tantissimo, ha dato un'emozione incredibile perché passava fra due o tre giocatori con un bel tocco di testa e poi aveva segnato, sono molto fan di Kakà. Mi ricordo proprio, non so, aveva un modo di giocare, era molto veloce, allungava tantissimo. Ho sempre avuto l'impressione che fosse veramente una bella persona e questo ha influito tanto, era assurdo, perché io ci faccio un sacco caso a queste cose qua. Sai, era proprio lo stile, anche la determinazione, mi rivedevo tanto in lui. Se fossi un giocatore della rosa attuale del Milan, sicuramente sarei Ibrahimovic per la determinazione che ha, ma senza dubbio, anche perché a me piace essere lì in alto e essere un punto di riferimento. Penso che lui sia un punto di riferimento in questo momento. Di questo Milan mi piace che è una squadra, nel senso che c'è lo spirito di squadra, secondo me, e quindi inizia a girare la macchina. Io baso tanto sulla mia carriera, su questa cosa qua, sullo spirito di squadra. Qua, per dire, è una squadra di 15-20 persone, molto affiatata, tutti si conoscono, tutti vanno d'accordo. Si lavora tanto su quello, su creare il gruppo, diciamo, no? Se potessi suonare su un palco con un giocatore rossonero, ti dico o Weah o Seedorf. Non so, mi danno l'impressione che siamo delle persone che hanno del ritmo, in qualche maniera. E non so perché ho questa sensazione qua, no? Forse più Weah. Addirittura, ho tanto fan anche di Weah. Dell'ultimo disco che abbiamo fatto, che si chiama BV3, lo potrei mettere su Alaska. Twitch ho iniziato a guardare tantissime live di tanti streamer che giocavano, per capirne un pochino il meccanismo. Fino a quando poi non siamo entrati pure noi su Twitch, abbiamo formato un team di eSport che si chiama Machete Gaming, che comprende sia pro player che streamer e basta. È una piattaforma bellissima per via della community che si forma. Cioè, nel senso, se tu apri il tuo canale Twitch e cerchi di educare la tua community ti segue. Cioè, è proprio una piattaforma diversa da YouTube, da un Instagram o qualsiasi altra piattaforma, perché riesce a educare la gente che sta nella tua stanza, diciamo, no? Quindi c'è un rapporto molto vicino per questo motivo qua, ci sono tutti amici. Machete Gaming, abbiamo tanti ragazzi molto giovani, anche di 16-17, abbiamo una ragazza che si chiama Cypher Chiara, una ragazza fortissima, è proprio una pro player, molto forte. Qualcuno gioca ad Apex, qualcuno gioca a Fortnite, ma in realtà poi si gioca a tanti altri giochi, e adesso stanno giocando a Rust, che è un gioco bellissimo. Ho giocato a calcio da piccolo, ma tanti anni. Io ho fatto tantissimi sport, sono uno sportivo in generale. Però ho giocato a calcetto, a parte a calciato tra amici, sai, le partitelle. Però poi ho giocato in qualche squadra da piccolino, almeno 4 anni. Giocavo in attacco. Noto che si fatica a fare musica in maniera spontanea, genuina. Questo posto qua invece è questo. Cioè, qua si fa musica, non si pensa devo fare quel pezzo, devo fare quel disco, per. Qua si fa musica. Musica bella. E poi cerchiamo di curare bene per metterla lì in classifica. Ti posso dire che io ottobre scorso ho fatto uscire un disco molto importante per me, che si chiama appunto Bloody Vinyl, il terzo volume. Posso dire che Bloody Vinyl non è chiuso qua.